Ciao ragazze, oggi nuovo video. Questa è un'acconciatura che sono andata a farmi il colore oggi. Non so se si vede qualcosina, che è molto stretta. Ho fatto il blu sopra e il viola sotto, qui forse viola fucsia sotto. Però visto che tanto devo andare in palestra ora, non mi sono fatta fare la piega e mi ha fatto le trecce la mia amica, visto che io non sono capace a farmi la treccia attaccata. Lei me l'ha fatta benissimo, solo che ho i capelli corti, quindi sotto mi rimangono questi due spuntoni. Vabbè, per andare in palestra va più che bene. Come avrete letto dal titolo, mi stucco con un euro, naturalmente non mi succo con la monetina, non so, forse prima o poi su Instagram faranno anche questo, ma con questo qui che ho pagato un euro, quindi effettivamente mi strucco con un euro. L'ho preso su Wish, è un sito di questi che vendono tutte cose a poco cinese. Ci ha messo un mesetto ad arrivare e c'era in vari colori. Questo si chiama Makeup Eraser, spero si pronunci così. Comunque, un cancella makeup dovrebbe essere tradotto. Passatemelo. C'era in vari colori, fucsia, azzurro, l'ho preso nero perché ho pensato a quello che si vedrà meno se si sporca, eccetera. Ed è morbidissimo, ho guardato ed è fatto 100% in poliestere. Si può lavare in lavatrice con un lavaggio delicato, ma io penso che lo laverò o sì in lavatrice oppure a mano, insomma, così con un po' di acqua, un po' più calda e un po' di sapone neutro. Ed è veramente morbidissimo, non so spiegarvi il tessuto perché vedete, magari se ve lo avvicino si vede. Qui c'è Princess che mangia e io l'ho provato una volta, infatti ve l'ho fatto vedere anche sulle Instagram Stories perché sono rimasta tipo wow, e l'ho solamente bagnato con dell'acqua, adesso lo andrò a bagnare perché è asciutto e poi l'ho passato sul viso. Io fate conto, adesso sono le 6:20, io alle 7:10 devo stare in palestra, quindi mi devo struccare comunque e mi sono truccata stamattina alle 9 ed ho BB Cream di Garnier, blush, un po' di cipria. Sugli occhi ho questa matita bellissima di Kiko blu, un po' di ombretto qui sotto per scurire, mascara e matita panna all'interno e la tinta labbra di Wygon che adesso si sta un pochino togliendo, però insomma, cioè, questa non l'ho messa stamattina naturalmente alle 9 perché sarebbe già bella che è andata. E quindi niente, vado a bagnare il panno e ci vediamo subito dopo e passiamo allo struccaggio. Ok, bagnata, non si vedrà forse sì, e io la piego a metà perché più altro per comodità e iniziamo. Ieri quando mi sono struccata avevo anche l'ombretto e l'ho tolto bene, anche il mascara. Il rossetto non lo so, quindi iniziamo dal rossetto, vediamo. Non ci ho messo niente sopra, a parte che è morbidissima, proprio non fa, non graffia, cioè l'ho tolta ragazzi. Non... qui vabbè non si vede adesso perché appunto questa è nera, però un po' c'è. Cioè, per me questa è tipo una magia, non capisco. Vi giuro non ci ho messo nulla sopra, proprio il panno solamente bagnato. Ma com'è possibile? Oh, mannaggia raffreddore, com'è possibile sta cosa? Cioè, non capisco. Sono stata scioccata. Passa agli occhi. Ieri avevo appunto, quando l'ho provata a struccarmi, avevo il doppio eyeliner, avevo registrato il video che voi avrete già visto probabilmente, il doppio eyeliner quello di Kiko, sia bianco che blu, vedete? Cioè, sta togliendo. Ed è morbidissimo, vi giuro che non fa malissimo, non fa male agli occhi. Cioè, questa cosa per me, e probabilmente si trova anche nei negozi qui, anzi lo sapete. Consigliatevi perché un altro la voglio prendere sicuramente di riserva, insomma, e magari, non so se magari costerà di più. Cioè, mi ha tolto il mascara. Io non capisco come. Che stregoneria è questa? Cioè, alcune ragazze, sì, molte. Alcune ragazze mi hanno scritto su Instagram che anche loro ce l'hanno e anche loro non ci credevano. Cioè, ripeto, sicuramente esiste già da un po', però veramente da Wish per un euro. Poi si vede, si trova anche su AliExpress, altri siti, Amazon, magari ha qualcosina in più. Un euro, wow, è una cosa fantastica. Poi non brucia, risparmiate sui prodotti, non perde pelucchi per niente, almeno fino ad ora non li ha persi. Cioè, io non capisco. Poi vabbè, mascara poco male se devo ripassarci, comunque anche con i dischetti ci metto un po' a togliere il mascara solitamente. Però perché solitamente uso dei prodotti che vanno a togliere il mascara, quindi insisto con, che ne so, con il struccante, così invece è solamente acqua, quindi non, cioè, neanche mi aspetto che mi tolga perfettamente tutto, ma vi giuro che il grosso, se non tutto, lo toglie. Poi
lascia la pelle morbidissima. Cioè, ragazzi, io sono tipo rimasta. Non so che altro dirvi, ve l'ho fatto subito il video perché sono rimasta di stucco. Secondo me è una cosa che tutte noi dovremmo avere perché è piacevole, costa poco, fa il suo lavoro, non dovete comprare struccanti e niente. È come se usasse una salviettina struccante. E poi è veramente piacevole. Vedete? Mi sto avvicinando perché così vedete bene dal vivo che vedete il naso inizia a ritornare rosso. Male che va, proprio se dovessi fare una passatina con un dischetto struccante giusto sul mascara, ma va bene, insomma, proprio per essere precise e pulire bene bene tutto, ma cioè per essere solo questo, praticamente il mascara non ce l'ho più. Male che va, sarà rimasto proprio qualche residuo, ma poca roba. Poi io prenderei, io non ho qui dischetti struccanti, altrimenti vi faccio vedere con un dischetto. Prendo un pezzo di carta. Cioè, guardate, non c'è niente. La pelle è un po' umida ancora appunto perché era bagnata. Cioè, vi giuro non c'è niente. Scusate, adesso la faccio veramente imbarazzante. Quindi, cioè, io ve la straconsiglio. E come vi dicevo su Instagram Stories, su quel negozio dove l'ho preso io su AliEx, su Wish non c'è proprio più il negozio, non me lo fa più vedere. Però l'ho cercata e ci sono anche gli altri marchi, magari costerà un pochino di più. Però veramente fantastica, cioè, mi piace proprio tanto, la continuerò ad usare perché è piacevole, veloce, non dovete comprare struccanti, niente, strucca bene le tinte labbra, comunque la Wagon è bella, almeno su di me è bella resistente. Poi certo, se proprio volete essere scrupolosi, un passaggio con il dischetto struccante potete anche farlo, ma io vabbè, tanto adesso vado in palestra, poi mi faccio una bella doccia, quindi comunque si toglierà tutto, ma promossissima, veramente, cioè sono rimasta folgorata. Difficilmente mi esalto così per un prodotto, ma questo, ancora scusate per i capelli, mi ha veramente saltato tantissimo. Quindi, straconsigliato. Se ce l'avete, fatemi sapere. Se sapete se si trova in qualche negozio un pochino più semplice da reperire, scrivetemelo qui sotto. Io vado in palestra a sudare ora e ci vediamo nel prossimo video.